Il presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani, ha illustrato l'integrazione alla nota di aggiornamento al DEF 2021, la prima variazione di bilancio 2021-2023 e gli interventi normativi ad esso collegati. Slitta la revisione della legge regionale sull'edilizia residenziale pubblica. La Lega presenta oltre 2000 emendamenti. L'esame dell'atto viene rinviato alla prima seduta del mese di settembre. Illustrati in aula gli atti finanziari. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza con i voti favorevoli di PD e Italia Viva e quelli contrari di Lega, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Forza Italia, la proposta di delibera di integrazione alla nota di aggiornamento al DEF 2021, la proposta di legge che contiene gli interventi normativi collegati alla prima variazione di bilancio di previsione finanziaria 2021-2023 e la proposta di legge per la prima variazione al bilancio di previsione finanziaria 2021-2023. È stato il presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani, ad illustrare l'integrazione alla nota di aggiornamento al DEF 2021 e la prima variazione di bilancio 2021-2023 con gli interventi normativi ad esso collegati. Si tratta di misure importanti da questo punto di vista che ci preparano al nuovo ciclo di programmazione, che si affiancano a una serie di interventi puntuali che cercano di essere la risposta che la Regione Toscana dà in questo momento dell'anno alla crisi economica e sociale che è nata dalla pandemia, andando ad intercettare quelle categorie, quei contesti nei quali è diventato più stringente la necessità di un sostegno pubblico, in particolar modo dal settore della cultura alla scuola fino ad arrivare alle attività economiche e commerciali e anche ai complessi fieristici. Si tratta infatti di misure che valgono a dare un sostegno effettivo a coloro che operano in questi settori. Dall'altra parte c'è anche però l'esigenza di intervenire con adeguate misure, con validi strumenti, su un settore altrettanto delicato e strategico del territorio regionale, che è quello della viabilità pubblica, attraverso una serie di misure di sostegno che vanno ai territori, agli enti locali, soprattutto con misure imponenti che riguardano il Comune di Firenze, la provincia di Pistoia e Pisa. Un bilancio importante, abbiamo fatto bene a forzare per approvare entro la pausa estiva il bilancio di previsione e le relative variazioni e DEF. Era doveroso perché i comuni aspettano risorse dalla regione, le imprese le aspettano, le infrastrutture, l'agricoltura, la montagna, tanti investimenti, penso alla disabilità, penso alla viabilità, penso a tante questioni importanti. Il bilancio è la cosa più importante, altre discussioni possono attendere anche dopo l'estate. Adesso aver chiesto la calendarizzazione della variazione di bilancio secondo me è stato positivo e noi sosterremo convintamente questa variazione che ha trovato risorse importanti in tanti settori, anche richieste che noi avevamo fatto, penso all'agricoltura, penso al sociale, penso ai tartufai, penso alle viabilità, a questioni di carattere formativo, scolastico delle università. Come detto, voto contrario da parte dell'opposizione che ha lamentato i tempi stretti in cui è stata costretta a votare gli atti contestando anche i contenuti. Non è possibile che questo materiale così importante, così delicato, che ha bisogno di un approfondimento sul territorio e anche tecnico, arrivi in fondo e ci si chieda di essere portato in aula 5 giorni dopo. Noi abbiamo vissuto questa settimana fitta di consigli, avevamo nel consiglio che si è chiuso pochi giorni fa 21 atti all'ordine del giorno tra proposte di legge e proposte di risoluzioni. Quindi ci è stato di fatto impedito come consiglieri di poter approfondire e quindi fare il nostro lavoro. Questo per noi è inaccettabile, abbiamo già chiesto alla capigruppo che non si ripeta più, però ovviamente bisogna rimarcare il fatto che non siamo stati messi in condizione di svolgere le nostre funzioni, quelle dell'opposizione, quelle dell'approfondimento, quelle anche di poter proporre qualcosa di alternativo, perché per farlo abbiamo bisogno di tempo. Il tempo non ci è stato dato e questo è un problema grossissimo di programmazione che ha questa giunta. Convintamente contrari, perché innanzitutto ci è stata buttata letteralmente addosso proprio a breve distanza dal documento regionale di finanza e da molti altri atti corposi. Chiaro che è stato fatto per non darci la possibilità di analizzarlo, ma in realtà guardandolo con un occhio un poco più attento ci siamo accorti che sono soltanto dei piccoli interventi localistici, probabilmente per esigenze che ben poco hanno a che vedere col più ampio respiro che una variazione di bilancio dovrebbe avere. Per esempio ci aspettavamo di più per i PEZ, i programmi educativi zonali, ci aspettavamo più per altri settori, invece ci siamo accorti che è stata una manovra semplicemente con altri scopi, ma senza niente di rilievo, addirittura con delle
con delle erogazioni ulteriori, straordinarie, in realtà ordinarie, perché avvengono ogni anno alla Fondazione Alinari, al Festival Pucciniano, e assolutamente fuori luogo, secondo me, in momenti emergenziali come questo. Secondo Marco Stella, di Forza Italia, con questi provvedimenti si è scelto di fare delle mance e non di aiutare le imprese e l'economia della Toscana. È una valutazione assolutamente negativa. Guardate, lì dentro il documento economico e finanziario della Regione Toscana e nelle due proposte di legge che parlano delle variazioni di bilancio non c'è niente che ci porti a votare a favore. Non ci sono misure di sostegno alle nostre imprese, alle nostre famiglie, non ci sono misure di sviluppo del nostro territorio, non c'è programmazione, non c'è una visione della Regione Toscana. È una legge mancia. Le parole hanno un peso e le leggi devono essere chiamate come sono. Ci sono soltanto delle piccole mancettine ad associazioni culturali. Pensate che il 3% di quel documento lì è destinato alla valorizzazione e alla promozione delle associazioni culturali, che per noi la cultura vale, sì, è importante, ma vale 5,3 miliardi del PIL della Regione Toscana, mentre per le imprese, per il sostegno all'export, per il commercio, per il turismo, per tutte le misure che riguardano le nostre imprese, che nella nostra regione il nostro PIL vale 143 miliardi, il 70% è fatto da quel spicchio lì, c'è soltanto lo 0,98% delle risorse. E allora ci domandiamo come possono essere aiutate le imprese in un momento così difficile. La Toscana, secondo i dati della Banca d'Italia, è la prima regione in Italia ad essere stata duramente colpita. Abbiamo perso il 13,8% del nostro prodotto interno lordo. E come si pensa di aiutare le imprese dando le mancette? Allora, in realtà, più che negativa, è quasi impossibile da valutare come nota di aggiornamento, perché ci è arrivato due giorni fa con la preghiera di licenziarlo entro la pausa estiva dei lavori per motivi di massima urgenza, e questo ovviamente una volta lo puoi concedere, basta che non diventi prassi, però diciamo che è stato quasi impossibile capire cosa c'è all'interno di questa nota di aggiornamento. Da quel poco che abbiamo visto, parole al vento e anche malfatte. Faccio un esempio su tutti, l'aspetto sanitario, che insomma non credo che purtroppo sia ancora un aspetto secondario né in Toscana né altrove. Sulla sanità, se uno legge la nota di aggiornamento al documento economico e finanziario della Regione Toscana, la nota inizia dicendo che nei primi mesi del 2021 la Toscana inizierà un piano vaccinale contro il Covid-19, cioè è aggiornato a un anno fa. Quindi questo è quello che ci viene proposto di votare in aula. Su altri aspetti ci sono considerazioni veramente superficiali. Il sistema della mobilità è demandato tutto a un'esaltazione della tramvia fiorentina come sistema di collegamento per l'intera area metropolitana, che è una follia, è un'infrastruttura che a Firenze ha cantierizzato la città per 11 anni per collegare ancora oggi un terzo di città. La vogliono proporre come metodo di collegamento tra Firenze, Prato e Pistoia. Cioè, forse nel 2090 con questi ritmi avremo un sistema di collegamento. Criteri di accesso ai bandi per alloggi ERP, slitta la revisione della legge. L'adeguamento della legge regionale 2 del 2019 sull'edilizia residenziale pubblica slitta alla prima seduta del Consiglio regionale nel mese di settembre. La seduta di mercoledì si è conclusa con la richiesta di un parere di ammissibilità richiesto dal capogruppo del Partito Democratico Vincenzo Ceccarelli, accolto dal presidente dell'Assemblea Toscana Antonio Mazzeo, nella corposa mole di emendamenti presentati dal gruppo della Lega. Il testo era passato a maggioranza in Commissione Sanità e Politiche Sociali, presieduta da Enrico Sostegni, aveva dato il via libera a maggioranza con il voto favorevole del Partito Democratico, l'astensione di Fratelli d'Italia e il voto contrario della Lega. È stato lo stesso presidente Sostegni a illustrare in aula il provvedimento, ritenuto necessario alla luce di una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità di una norma analoga contenuta in una legge regionale della Regione Lombardia, nella quale si fissa il requisito della residenza o dell'attività lavorativa da più di 5 anni sul territorio regionale come condizione di accesso al beneficio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. La norma è stata giudicata in contrasto con i principi di uguaglianza. Il requisito di accesso ai bandi viene quindi eliminato anche nella proposta di legge toscana e si introduce una più articolata premialità nella formulazione della graduatoria per la residenza, già a partire dai 3 anni di residenza o attività lavorativa. Sarà riconosciuto un punto a chi vive o lavora in Toscana da almeno 3 anni, 2 punti per i 5 anni, 3 punti per i 10 anni, 3,5 punti per i 15 e 4 punti per i 20 anni di residenza o attività lavorativa nella nostra regione. Ma un atteggiamento assolutamente incomprensibile, perché
questo ostruzionismo che la Lega sta praticando per la modifica della legge 2, la legge toscana, che è una buona legge, che però va modificata sulla base della sentenza emessa dalla Corte Costituzionale, che ritiene alcune norme che prevedono la impossibilità di accesso alle graduatorie se non c'è una permanenza della residenza in Toscana, così come prevedeva la legge, per più di 5 anni, come norme discriminatorie. Noi abbiamo inteso adeguarci a questa sentenza della Corte, sentenza tra l'altro emessa sulla base di norme vessatorie che alcune regioni amministrate dalla Lega hanno prodotto, sono la Lombardia e l'Abruzzo ad esempio, e anche sulla base della richiesta che tutti i sindaci, l'ANCI ce l'ha chiesto, perché i sindaci hanno bisogno di pubblicare i bandi per rinnovare le graduatorie e aspettano questa modifica per non fare bandi che non siano soggetti ad impugnativa. E quindi ecco perché avevamo inteso approvarla in tempi rapidi. In più i più danneggiati saranno i cittadini, le famiglie che hanno i requisiti per poter fare la domanda, che sono al 90% tra l'altro cittadini italiani, e che invece dovranno aspettare perché i bandi saranno fatti più tardi. Quindi è un atteggiamento per noi incomprensibile. È stato Giovanni Galli a illustrare la posizione della Lega e annunciare la presentazione degli emendamenti. Continuiamo a mantenere vivo il fatto che per l'accesso alle case popolari sia importante la residenza di 3 anni, la cittadinanza di 3 anni italiana e la residenza in Toscana di almeno 1 anno. Questo è uno degli emendamenti. Perché credo che sia giusto premiare chi è sul territorio, chi si trova in Toscana da così tanto tempo e che ha contribuito con le tasse in questi 3 anni allo sviluppo della regione, o perlomeno ha contribuito economicamente a sostenere la regione. E credo che siano meritevoli di essere considerati tali. La seconda è proprio il principio di uguaglianza. Siccome il Partito Democratico parla di uguaglianza togliendo il fatto dei 5 anni e a quel punto tutti abbiamo gli stessi diritti, gli stessi doveri, però gli stessi diritti, gli stessi doveri anche nella presentazione della documentazione, perché il principio di uguaglianza credo che vada interpretato sotto tutti gli aspetti. Un conto è la residenza sul territorio, ma è un conto anche i documenti che si presentano. Il cittadino italiano è costretto a presentare tutta una serie di documenti, tra i quali anche le certificazioni fiscali e patrimoniali. Terzo, è una cosa innovativa, però abbiamo fatto un ragionamento. Io vengo dalle case popolari e ho visto quella che è stata l'evoluzione di questi anni ed è logico che la conoscenza della lingua italiana, secondo me, agevola anche l'aggregazione, agevola e magari riesce a sostenere quelle che sono oggi i motivi di vivere all'interno delle case popolari, ma soprattutto evita tanti litigi. Sulle rinvio sono intervenuti anche il Movimento 5 Stelle e Italia Viva. La legge andava fatta perché si tratta di sanare, oltre che una grave ingiustizia sociale, anche qualcosa che la Corte Costituzionale ci avrebbe rimarcato, quindi trovo che sia corretta il fatto di rimandarla con degli escamotage di emendamenti a settembre, ritarda semplicemente l'azione che i comuni possono fare al riguardo, quindi questo secondo me danneggia semplicemente lo strato più povero e più bisognoso anche della nostra regione, per dei motivi che sono fondamentalmente ideologici e niente più. Ma è sempre opportuno approfondire una legge che è così importante, che riguarda l'edilizia popolare. La casa per molte persone è un sogno per la loro vita, avere un'abitazione di disponibilità pubblica è importante, è un diritto, ma noi dobbiamo anche tutelare ovviamente il nostro patrimonio inserendo anche dei meccanismi di doveri da parte delle persone. Nella scorsa legislatura è stata fatta una legge, a mio avviso, ottima rispetto all'attribuzione degli alloggi popolari, concertata, discussa, arrivata in fondo. Si tratta di migliorarla laddove ci sono dei rilievi della Corte Costituzionale
e quindi credo che peraltro noi sosterremo il testo così come è, perché comunque comprende anche delle nostre richieste, quello di privilegiare i cittadini toscani che da più anni sono residenti nella nostra regione o che hanno lavorato in maniera continuativa o anche non continuativa per almeno 5 anni con un punteggio aggiuntivo nel meccanismo dell'assegnazione, consentendo comunque a tutti di fare domanda, dando un principio importante, mantenendo un principio solidaristico importante, cercando di assegnare la casa a chi più ha bisogno, ma nel frattempo consentire magari anche alla cosiddetta classe media di poter accedere, e sono quelle persone che magari anche la crisi ha falcidiato rispetto alla difficoltà di conciliare magari un affitto con uno stipendio basso o con le casse integrazioni. Per Fratelli d'Italia la storicità della residenza dovrebbe essere un criterio di premialità nell'assegnazione degli alloggi. Anche per Forza Italia è importante dare le case a chi sta in Italia da più di 10 anni. Ci sono tantissimi comuni che vorrebbero uscire con i nuovi bandi per le case popolari. Noi come Fratelli d'Italia abbiamo fatto un lavoro importante in commissione, ovvero quello di inserire la storicità della residenza come criterio premiale nell'assegnazione degli alloggi, che secondo noi era la battaglia fondamentale alla luce del fatto che la Corte Costituzionale ha sancito che non può essere un criterio di esclusione. Quindi abbiamo fatto questa battaglia ottenendo in commissione una riforma della legge importante, dove appunto la residenza, la storicità della residenza è un criterio premiale, così tenendo conto di chi vive, di chi lavora in Toscana, nelle nostre città da anni, e non permettendo invece una deriva che vedeva chi arrivava il mese prima avere le stesse opportunità, se non di più, di chi vive qui da anni. La sentenza della Corte Costituzionale non impugna la legge della Regione Toscana, impugna un'altra legge. Noi siamo fermamente convinti che occorre dare le case agli italiani, cioè a chi sta in questo paese da più di 10 anni. Abbiamo sempre fatto questa battaglia. Nei primi 100 in graduatoria dell'edilizia residenziale pubblica, 70 sono extracomunitari. A maggior ragione in un momento difficile come questo, dove c'è tutta una fascia grigia, che magari prima aveva 2 stipendi e che oggi se ne ritrova soltanto 1, che magari prima aveva il sostegno dei genitori e che oggi invece quel sostegno non può più esserci, abbiamo bisogno di dare una risposta a chi ha bisogno di case. E poi non c'è un centesimo sulla nuova edilizia residenziale pubblica, che è un altro grandissimo tema che in questo paese, in Regione Toscana, non viene affrontato. Non si costruiscono più case, e quello che mi meraviglia di più è che all'interno del piano nazionale di resilienza non c'è 1 euro per la costruzione di nuove case. Noi è fermo, il piano case è l'ultimo piano case fatto, è del 1974, non sono state più costruite case. Addirittura i dati ci dicono che ci sono centinaia di migliaia di case in Toscana che sono sfitte, che sono vuote o che sono occupate, e che i comuni non se ne riappropriano per darlo a chi effettivamente ne ha bisogno. Ecco perché, a prescindere da quando arriverà la legge di edilizia residenziale pubblica, la discuteremo molto probabilmente nel primo consiglio regionale di settembre, porteremo dentro quella legge lì un criterio sacrosanto: la casa la deve avere chi da tanto tempo sta in graduatoria e chi sta in Toscana.